Seguimi. Voglio mostrarti una cosa. Ma promettimi di non scappare via. Jake, a Butterfield, il protagonista di Hugo Cabret, è un ragazzo diverso dagli altri e quindi deriso a scuola. Grazie al suo nonno Terence Stamp, che lo guida con i suoi racconti in un mondo anch'esso speciale, viene a contatto con Miss Peregrine e con i suoi ragazzi speciali che vivono con lei. Ragazzi con superpoteri, mostri per alcuni, creature fantastiche per altri. Certo, nel linguaggio comune siamo noti come speciali. È un gene recessivo che si tramanda in famiglia. Insieme, pur trovandosi in un mondo e in una dimensione lontani, riusciranno a salvare le loro vite da un pericolo oscuro che vuole minare proprio la loro originalità. Sapevo che eri uno di noi da quando sei nato, e ora che impari cosa sei in grado di fare. Cosa significa essere speciali in questo film? Forse questa è un po' una chiave per comprendere tutto il suo cinema. La cosa che mi interessava davvero, come recita il titolo del film, è raccontare questi ragazzi speciali. Anch'io mi sono sentito così da bambino, deriso perché diverso dagli altri, ma anche queste persone speciali nel profondo del cuore sono normali e anzi addirittura in qualche modo uniche. Ma io sono uno normale. No, non lo sei. Sei nato per proteggerci. Da cosa? Li chiamiamo Hollow. Ci danno la caccia da secoli per i nostri poteri. Ti assicuro che stiamo arrivando. Quanto sono importanti le radici, secondo lei, anche in questo film? Perché in definitiva, al di là degli effetti e di quello che vediamo, alla fine è un bambino che vuole ritrovare il suo nonno, no? Well, that's the interesting thing. Questo è molto interessante. In genere, realtà e fantasia li teniamo separati, ma in questo film in qualche modo si fondono. Il rapporto del giovane protagonista con il nonno è un po' quello che avevo io con mia nonna, speciale e al tempo stesso magico. Non importa se le storie che raccontava fossero vere, importa che mi abbiano reso quello che sono. Tim Burton torna sul luogo del delitto e in qualche modo sui terreni del fantastico con una storia un po' complessa, ma che è un inno alla forza dell'immaginazione e dell'accettazione di sé e dei propri limiti, come dimostra la presenza alla prima del film di Bebe Vio, la campionessa paralimpica di scherma che ce l'ha fatta malgrado il suo handicap. Per me è incredibile tutto quello che è riuscita a raggiungere, risultati pazzeschi. Anche se non la conoscevo, mi sono immediatamente sentito come se la conoscessi da tempo. Lei e il mio cinema hanno davvero molto in comune. Chi è Tim Burton oggi? You're not gonna tell me, but try. Non lo so, ho provato a chiederlo al mio psichiatra, a vari dottori e persino alla mia famiglia, ma nessuno è riuscito a dirmelo davvero. Promettimi una cosa, Jake. Abbi cura di tutti loro. Lo prometto.